Ciao a tutti, questo è finalmente un nuovo video in collaborazione con Alessia, Pink Fashion 1985, qui per voi su YouTube. E perché finalmente? Perché abbiamo avuto l'idea di questo video tipo i primi di gennaio e per un motivo o per un altro l'abbiamo trascinato per mesi e finalmente a marzo riusciamo a proporvelo. Il video in questione nasce da questa palette qui, che nella mia versione è la palette di Huda Beauty, è la Rose Gold Remastered, ma nel video di Alessia vedrete la prima versione di questa palette. Ci è sembrata interessante l'idea di proporvi due look paralleli con la prima palette uscita e con la seconda variante invece, con la variante nuova, rivista e corretta a quanto pare. E io la prima non l'ho proprio neanche mai vista, mi è toccata, quindi non so dirvi oggettivamente le differenze, ma la troverete nel video di Alessia. Qui ad esempio non ci sono glitter, mentre mi sembra che nella prima ci siano dei glitter, già questa è una prima differenza, e ci sono moltissimi colori luminosi. Non l'ho ancora utilizzata per bene questa palette, perché sapete che nell'ultimo periodo ne ho provate tante insieme a voi, vi ho fatto diversi video 5 giorni con diverse palette che vi interessavano molto. Magari poi vi proporrò qualcosa anche con questa più in là, non lo so. Per il momento vi beccherete questo look qui, che è un look sicuramente importante per i miei canoni. Io questo lo specifico sempre perché tante volte si dice: ah, io i glitter non li uso mai. Parlo per quanto riguarda ad esempio l'ultimo video che vi ho proposto dei 5 giorni con, che tra l'altro è proprio il regalo del compleanno che mi ha fatto Alessia, cioè la palette di Too Faced della Pretty Rich. E stesso io nel video ho detto: magari ecco, per me i glitter sono qualcosa di una tantum, anche se quelli sono talmente belli che li ho usati, ci sono uscita anche di domenica mattina, cioè sono bellissimi quei glitter. Vi lascio il video qui sotto qualora non l'abbiate visto. E ad esempio, più di qualche ragazza, sia su Instagram sia proprio sotto al video, mi ha commentato: Simo, io i glitter me li metto sempre, a me mi piacciono e li uso per tutti i giorni. Cioè, ognuno ha il suo per tutti i giorni. Non ragioniamo tutti con la stessa testa, non abbiamo tutti gli stessi gusti ed è giustissimo così, ma meno male, ragazzi. Quindi vedrete il look realizzato con questa palette, non solo perché ci sono anche delle altre novità in questo video, come ad esempio la collezione Monochrome di MAC, come ad esempio una palette che vi è interessata molto, che è la Cali Contour di Smashbox. Insomma, vi faccio vedere un po' di cose, bello succoso. E ovviamente, come sempre, vi lascerò nell'info box il video gemello di Alessia. Vi invito ad andarlo a vedere qualora non l'abbiate visto, perché trovo che questa volta più che mai sia interessante vedere le due palette in funzione e in azione. E anche la scelta, non so bene la scelta dei colori che ha fatto Alessia, perché pure lì penso che ci sia qualcosa un po' più sul rosa, un po' più sul mattone, bordeaux, insomma. Quindi andate a sbirciare anche quello che lei ha realizzato. Mando un bacione grande a Alessia, mando un grosso bacio a tutti quanti voi, anzi, vi saluto, vi abbraccio e vi bacio anche qui, ma vi lascio alla realizzazione del look. Allora, parto con la base del viso già fatta, ma adesso velocemente vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato, perché una è una novità che sto usando ormai da più di una settimana e invece altri sono i miei soliti cavalli di battaglia, come se vogliamo chiamarli così. E, per quanto riguarda appunto la base del viso, sto utilizzando ormai da più di una settimana, lo sto testando un po', il nuovo Clinique Even Better Refresh, che è questo prodotto qui che mi è stato inviato dalla Clinique. Il mio è nella colorazione WN69 Cardamom, questo colore qui. Ed è stato molto semplice individuare il colore, nel senso che sono andata sul sito di Clinique dove ci sono le descrizioni precise dei colori ed ho preso il medio chiaro con sottotono neutro caldo. Perfetto! Cioè, la descrizione mi è caduta proprio ad hoc nel momento in cui l'ho provato. Comunque, il fondotinta è un fondotinta idratante con effetto naturale, in effetti rimane molto leggero sul viso, va a levigare la pelle, va a uniformarla e mi piace molto la confezione nel tubetto perché innanzitutto la trovo estremamente igienica. Io vado direttamente a metterla in alcune zone del viso, vado a sfumarla con un pennello, non fa striature, si applica in un secondo. Il pennello che uso io è questo qui della Real Techniques, infatti l'ho appena messo ed è
questo qui, lo vedete in una limited edition, ma questo c'è insomma sempre, questo è il Buffing Brush, ce cioè lo trovate normalmente sempre, il mio è semplicemente di un colore diverso, e lo sfuma in un attimo, ripeto, senza nessuna striatura, anche con la spugnetta l'ho messo, ma col pennello mi è molto immediato, quindi faccio subito e questa cosa anche mi è piaciuta molto. E ad esempio nel corso degli ultimi giorni qui avevo un paio di puntini di due brufoletti che mi erano venuti, e sapete quando poi vi rimangono le chiazze scure che non vanno via per giorni, giorni e giorni? Ecco, andavo con il tubetto a metterne un goccino sopra le macchiette, quindi ad aggiungere sopra quello che già avevo messo, lo andavo a sfumare e mi va a coprire tutto. Quindi è sì leggero, ma ha una buona coprenza che può essere modulabile. Questo è quello che per il momento vi so dire di questo fondotinta. Su di me ha una buona resa, è ancora un periodo non particolarmente caldo, ci sono un po' di sbalzi di temperatura, ma sul mio viso lo fisso con un pochino di cipria, come sempre, come vedrete anche dopo, e mi ci trovo bene, cioè non mi dà nessun problema, non si va spostando, non si va lucidando, ma la mia pelle è una pelle al momento da normale a secca in alcune zone. Per le sopracciglia, la matita di precisione di Benefit, questa nella colorazione 3 che sto usando ormai da un po' di tempo, mi avete sentito parlare di lei più e più volte. E come primer occhi il solito di Revolution Pro, questo qui, anche questo è un prodotto di cui mi avete sentito parlare tante volte, ve l'ho straconsigliato, sono ormai mesi che lo utilizzo e sono andata ad applicarlo con un pennello sfumandolo su tutta la palpebra mobile e fissa. Ma la vera protagonista di questo video sarà appunto la palette di Huda Beauty, la Rose Gold Remastered. La cosa che non mi piace tanto di questa palette è esteticamente bella, è bella solida come cartonato, bello anche esteticamente proprio il pack, è che non si può rigirare del tutto e quindi non si può tenere facilmente in mano. Ora io penso di andare ad utilizzare direttamente lo specchio della palette, anzi andiamo a togliere perché non l'ho mai usato lo specchio, quindi ancora la plastichina, ed effettivamente è un bello specchio, però è comodo certe volte quando invece si ha uno specchio davanti per truccarsi, aver modo di piegare del tutto il pack della palette in modo da tenerla più agevolmente in mano. Queste palette non lo consentono. Altra cosa, questa è la gamma colori della Remastered, non c'è un colore che io utilizzo sempre a inizio trucco per andare a fissare base per ombretto e andare anche a schiarire sotto il sopracciglio, cioè il mio solito colore panna che sia un po' più neutro, un po' più giallino, non c'è. Quindi vado a prendere dalla The Cali Contour Palette della Smashbox, che è un altro prodotto nuovo che vi faccio vedere in azione in questo video, il colore, questo giallino qui, e vado a fare quello per cui qui non riesco ad andare a fare. E vado a fissare la base per ombretto che ho messo poco fa. Mi sono portata un pochino avanti perché altrimenti questi video vengono sempre troppo lunghi e alla fine, insomma, l'importante era concentrarsi sugli occhi in questo caso, perché il prodotto che vi portiamo all'attenzione, sia io che Alessia, è appunto la palette occhi e quindi la resa di quella. Ora, con un pennello bello ampio da sfumatura, questo è quello di neve, vado a prendere questo colore matte qui che si chiama Demure, se non mi sbaglio, sì, e vado a fare la prima sfumatura, quella un po' più ampia. Questa palette io l'ho già usata non tantissimo, devo essere onesta, non tantissimo, non perché non mi piaccia o che cosa, perché ho provato diverse palette in questo periodo e se avete seguito i miei video 5 giorni con i make-up vlog che ho cominciato a fare da un po' di tempo a questa parte, avete visto insomma le palette che ho messo più in uso. Perché volevo testarle, perché mi incuriosivano, perché sono state tra le più richieste, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi questa qui l'ho usata, ma l'ho usata poche volte, ma l'ho usata per fare il trucco il giorno di Natale e mi è venuto un trucco bellissimo, cioè mi è piaciuto davvero tanto. Non mi ricordo come lo feci, mi ricordo solo che tutti mi hanno chiesto insomma del trucco, come l'avessi fatto, eccetera, eccetera. Quindi era un trucco sempre nel mio stile, sapete che non faccio cose boh, chissà che cosa, però che si faceva notare in positivo, evidentemente. E quindi
e da sfruttare un po' di più questa palette oggettivamente. Questa oltretutto è l'unica palette di quelle grandi che io abbia di Huda, poi ne ho una piccolina, la Smoky, se non mi sbaglio. Mi sembra che si chiami così, Smoky. E molti dicono che ci sia differenza tra gli ombretti delle piccole e delle grandi. Io per quello che ho provato di colori, comunque ne ho provati diversi di questa palette, e la Smoky ce l'ho da più tempo e l'ho usata tutta varie volte. Non trovo tutta questa grande differenza, sinceramente. Quindi, per quanto mi riguarda, e avendo una palette grande e una piccola, io differenza di qualità tra l'una e l'altra non la vedo. Ora vado ad aggiungere un po' di quest'altro matte che è un po' più beigiolino, meno rosato, sempre su quello che ho già applicato. Con un pennello penna vado a prendere questo colore qui che è bellissimo, sembra un colore orchidea, è sempre matte, e vado a metterlo nella parte esterna dell'occhio, sfumandolo verso l'interno, spero che si veda qualcosa. E vado anche a portarlo nella piega, quindi però nella parte più bassa. Io, come sempre vi dico, faccio poco per volta per evitare di fare chiazze e macchie, di andare a mettere troppo prodotto, quindi poi stare lì 8 ore a dover sfumare. Quindi faccio un pochino per volta e vado a fare questo lavoro qui. Quindi sfumo dall'esterno verso l'interno, sia nella parte bassa che nella parte un pochino più alta. Il resto della palpebra lo lascio vuoto. Ora riprendo il pennello con cui abbiamo messo i primi colori nella piega e vado a sfumare il tutto nella piega, quindi il colore questo più orchidea che ho messo con i primi due colori matte, in modo da andare ad uniformare il tutto. Ecco, più o meno la situazione è questa. Adesso voglio andare a enfatizzare nella piega il rosa e quindi vado ad aggiungere un po' di Doll Face, che è questo rosa un pochino più intenso, e vado a prendere lo stesso pennello, ancora un po' sporco anche di quello di fianco di quest'orchidea. Ne prendo un pochino, non mi ricordo se l'ho usato e non mi ricordo quanto scrive, quindi ne prendo giusto un pochino e vado proprio a ridosso della piega dell'occhio a sfumare con quello che ho messo più violaceo. Questo è il risultato finale con la sfumatura di tutti i matte che volevo mettere tra la piega dell'occhio e la parte esterna. Ora, per quanto riguarda il rimanente spazio sulla palpebra mobile, vado a prendere un colore che è il mio preferito di quelli luminosi ed è il Pink Diamond. Non li ho ancora utilizzati tutti, ma non sono tutti belli alla stessa maniera. Questo è meraviglioso. Di questa palette poi ne parleremo perché la finirò di usare per bene, poi insomma vi aggiornerò in qualche video. Lo vado a prendere direttamente con il dito, voi non potete capire che cos'è, cioè è proprio una sensazione mistica andare a sfiorare questa cialda, il colore è questa meraviglia qua, e vado con il dito a metterlo nello spazio rimanente di palpebra mobile, quindi dall'angolo interno andandolo a sfumare sui vari rosa violetti che ho applicato. Cioè, guardate che cos'è. È una roba spaziale. Praticamente questo è quasi come se fosse un prodotto nuovo, anche se ce l'ho da fine dicembre, perché l'ho usato pochissime volte, ancora non ho usato tutto e ancora soprattutto non ve l'avevo fatto vedere, quindi è una novità qua sul canale. Vado a mettere il correttore sotto gli occhi e la lista di tutti i prodotti la troverete nell'info box, quindi anche passaggi che non vedrete come questo, comunque troverete tutta la lista dei prodotti nell'info box. Ho messo il correttore e un po' di cipria, adesso vado a prendere i primi due colori che ho sfumato, cioè questo e questo, li mischio e vado a fare una prima sfumatura, faccio un po', sotto l'occhio. Quella diciamo un pochino più ampia. La vedete? Spero di sì. E poi andrò a prendere il violetto orchidea e andrò a fare una sfumatura un pochino più a ridosso della rima ciliare inferiore. Voi siete come me da tante sfumature di colore o da pochi colori?
un paio di colori e via. A me piace tanto fare tante sfumature. Prendo il pennellino, questo è uno di neve, piccolo piccolo piccolo, e vado a prendere appunto il colore questo che ormai ho denominato orchidea e vado a sfumarlo più a ridosso della rima ciliare, raccordando poi verso l'esterno di modo che si ricongiunga con quello che ho nella parte superiore. E tutto torna, tutto torna. Ho messo un pochino di matita nera nella rima interna e adesso con il pennello con cui avevo fatto la sfumatura nella piega dell'occhio, senza aggiungere nulla, vado a sfumare il tutto, sia un po' la matita che è andata a finire inevitabilmente anche un pochino tra le ciglia, sia il colore viola, quello un pochino più intenso. Sempre con il pennellino, questo piccolo, vado a prendere un pochino del nero e vado leggermente a scurire l'attaccatura delle ciglia superiori. Ma proprio una riga sottilissima. Ora vado a prendere questo colore qui, che è il più luminoso di tutti, e vado a metterlo nell'angolo interno dell'occhio per andare a illuminare ancora di più questa parte e anche leggermente qui al di sotto. E per finire gli occhi vado a mettere un po' di mascara. Finiti gli occhi, vado a riprendere la Kali Contour e vado a prendere un po' della terra, questa opaca fredda, e unisco anche un po' del bronzer sempre opaco con un pennellone. Questo è un vecchio pennello di una vecchia limited edition di Essence. E io li mischio un po', faccio un po' e un po', e vado, ecco, semplicemente a definire un po' il viso, ma in maniera, cioè, non troppo scolpita, perché un po' non mi si addice, un po' non sono manco capace, quindi invece ho visto che in questa maniera sfumo anche un po' verso la tempia, il risultato è buono, insomma, a me piace. Alla stessa maniera, prendendo un po' e un po', vado anche a mettere un po' del mix sulle tempie. Per andare a finire il look, voglio andare ad utilizzare con voi questa che è un'altra novità, è una novità di MAC, è la collezione in monochrome che riporta un po' i look monocromatici per quanto riguarda occhi, guance e labbra. È uscita nelle colorazioni, diciamo, iconiche di alcuni dei loro più famosi rossetti e abbinato appunto al rossetto ci sono anche ombretti, glitter o pigmenti, i blush e i gloss. Questo prodotto mi è stato inviato dalla MAC e mi hanno inviato il rossetto Diva e se mi seguite da un po' di anni sapete che è uno dei miei rossetti preferiti in assoluto e averlo con il pack monochrome è meraviglioso ed è questo rossetto qui, è un rosso scuro che ho usato tantissimo, che mi piace moltissimo. Poi abbinato c'è il blush che è meraviglioso. Sembra scuro, ma in realtà l'ho solo sbocciato sulla mano. È la prima volta qui che lo uso insieme a voi, ma si sfuma molto bene. Si chiama Diva Don't Care. E poi c'è il lip gloss nella colorazione La Dolce Diva. Quindi questi sono i tre pezzi che mi sono stati inviati. Andiamo ad utilizzare il blush che si sposa bene anche con il colore del trucco occhi. Come sempre, questa cosa lì. Sorridere. E poi come illuminante vado a prendere quello della Kali Contour che sto usando da quando mi è arrivata la palette praticamente ed è molto bello. È sul beige, quindi non è troppo acceso, troppo luminoso, ma dà un effetto radioso, direi. Dà un effetto luminoso, ma radioso, cioè non eccessivo. Quindi se siete come me amerete questo illuminante. Per finire, non so se andare a mettere il gloss, che comunque è molto coprente, adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qui. O andare a mettere il rossetto Diva. La matita che ci abbino è la 314 delle matite di Kiko, le solite, le Creamy Color, Comfort, quelle lì, insomma il colore è perfetto e adesso decido, non lo so. Ho deciso di andare a mettere Diva, diamo una botta definitiva, oggi è un look super strong,
Non che il gloss poi sia da meno, perché insomma lo vedete. E questo è il mio look finito con la palette di Huda Beauty, la Rose Gold Remastered. Sono dei colori che mi piacciono tantissimo, che mi piacciono molto anche insieme. È un look un po' più da uscita, insomma, un po' per quanto mi riguarda, un po' più strong per altri, è quasi un nude, dipende dai gusti. E, come sempre, vi ricordo, se non l'avete visto, di andare a vedere anche la proposta di Alessia, anche per vedere le differenze, come vi ho detto sicuramente a inizio video, con le due varianti di palette. A noi ci è venuta l'idea di questo video, trovo che sia uno spunto anche interessante. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!